Nel tempio avevo livellato molto con lo spawn di Silverfish, ma cercando meglio sempre nel tempio, e non vi dico dove perché è stato un casino, ho trovato quest'altra camera segreta e qui dentro ho trovato uno spawn di scheletri e vi assicuro che mi sto divertendo come perché con questo spawn si riesce a camminare molto rapidamente. E inoltre gli scheletri stanno droppando ossa, frecce, archi e certe volte stanno apparendo anche scheletri che riescono a droppare armature, elmetti e vi assicuro che tutte queste cose sono molto molto utili. Mi sono costruito questa finestrella perché appena gli scheletri nascono mi vedono e incominciano a raggrupparsi. È stato un po' complicato all'inizio creare questo flusso di acqua per spingerli tutti verso l'imboccatura che ho creato, ma avevo a disposizione quattro secchi. Nel tempio ci stanno dei corsi d'acqua sotterranei e li ho sfruttati. È stato un po' un casino, però all'inizio per non farli spawnare ci ho messo delle torce tutto intorno così non spawnava nessuno. Ho avuto tempo di creare questo flusso di acqua, ho levato tutte le torce e mi sono costruito questo riparo in vetro. E così che adesso, senza bisogno neanche di entrare, devo solamente da sotto colpirli alle gambe, ammazzarli, prendermi i punti esperienza e tutti gli archi, le ossa e le eventuali armature che tappano morendo. E la cosa è molto 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 divertente, ma veramente molto divertente. Penso che rimarrò qui parecchie ore, se non giorni, e continuerò a livellare, finché non raggiungo un livello di punti abbastanza alto per poter utilizzare questi punti per migliorare armature, eccetera. Quasi quasi mi costruisco anche un'incudine, così incomincio già a fondere insieme gli archi. Questa è la puntata speciale. Ciao!